fino al 2016, a gennaio del 2016, la regione non aveva alcuna potestà in materia perché tutti i poteri erano stati assorbiti dal governo nazionale da un decreto di protezione civile. Dal 2016 in poi è cominciata sul serio la lotta e l'abbiamo fatta dando vita al più imponente sistema di monitoraggio di fitopatie che esista al mondo, con 340.000 esami sulle singole piante per individuare le piante infette. Dopodiché abbiamo proceduto agli abbattimenti. Ovviamente in questo caso abbiamo trovato l'ostacolo della legge italiana, perché ogni volta che facevamo un'ordinanza di abbattimento di un albero, queste ordinanze venivano impugnate al TAR. Oggi abbiamo chiesto al Parlamento che, anziché pensare, diciamo così, al passato a puri fini di polemica politica, insomma, il Parlamento dovrebbe evitare di cadere in ragionamenti da talk show, e che oggi devo dire la gran parte dei deputati lo hanno evitato accuratamente. Bisogna dotare la Regione dei poteri di abbattimento in audita altera parte, cioè senza notifica ai proprietari, nel momento in cui troviamo le piante infette. Noi faremo un doppio campionamento, per cui quando il proprietario dovesse contestare la nostra scelta potrà chiedere la controanalisi, e se abbiamo sbagliato risarciremo la pianta, ma non è possibile fare la lotta alla xylella con i tempi dei ricorsi al TAR. Questo credo che sia stato compreso. Come d'altra parte è necessario dare a tutti gli olivicoltori pugliesi che sono stati già colpiti dalla xylella finanziamenti per recuperare quanto perduto e soprattutto per poter reimpiantare le specie tolleranti o resistenti, in modo tale da ripristinare il paesaggio ma anche la capacità produttiva olivicola della Puglia. Questi sono i due elementi fondamentali dell'audizione di oggi. Qui c'è gente che fa politica solo per fare polemica e c'è gente invece che fa politica per risolvere i problemi. Io vorrei stare in questa seconda specie.